Benvenuti in questa lezione, in questa prima lezione di istologia. Se siete arrivati a seguire questo corso, vuol dire che comunque avete delle basi di biologia generale, o avete studiato per i fatti vostri, o mi avete richiesto dei corsi in cui comunque sapete come è fatta la cellula e via dicendo, non voglio dilungarmi molto. Sapete bene che l'istologia studia i tessuti, ossia più cellule che hanno medesima funzione, simile funzione, si organizzano tra loro, simile morfologia e funzione, si organizzano tra loro a formare appunto, tessuti. Un tessuto differisce da un altro tessuto per morfologia e funzione simile. Poi, quando questo è un corso di istologia, ovviamente, e quindi tratterò i tessuti, quindi i tessuti epiteliali, i connettivi, le varie tipologie di tessuto muscolare, il tessuto nervoso e tutte le varie eccezioni e via dicendo. Poi in un altro corso, il corso di anatomia microscopica, vi insegnerò anche a distinguere gli organi, organo dopo organo, a microscopio. Però qui parliamo di istologia non soltanto da un punto di vista teorico, ma anche da un punto di vista pratico, ossia vi insegno come distinguere appunto i tessuti che formano i sistemi viventi. Quindi do per scontate delle basi di biologia molto importanti che dovete conoscere. Se avete bisogno, contattatemi, così vi dico quali corsi dovete seguire o comunque studiate per i fatti vostri. Se siete in università, ci sono delle naturalmente materie propedeutiche prima di arrivare a istologia, perché non è un corso che non è uno dei primissimi corsi che vi è fatto. Ovviamente se non si conoscono le cellule non si possono conoscere i tessuti, quindi ovvio che prima si studia biologia generale, citologia e via dicendo e poi si passa all'istologia e dopo aver compreso bene l'istologia si passa all'anatomia e poi in particolare all'anatomia microscopica con il riconoscimento degli organi al microscopio. Allora, una cosa importantissima, tutte le immagini e tutti i video che vedrete in questo corso e anche nel corso di anatomia microscopica che farò sono immagini di mia proprietà. È enorme, è indescrivibile il lavoro che sta dietro la preparazione, le fotografie, la microfotografia di ognuna di queste immagini. Tutte queste immagini sono sotto copyright. Quindi, se avete bisogno di doverle utilizzare, vi chiedo di avvisarmi, dirmelo. Mandatemi un'email, fate qualcosa, ditemelo, perché dietro ci sta un enorme lavoro. La colorazione che ho utilizzato è la classica colorazione in ematossilina e eosina, quindi è una colorazione che rende le cellule e con i nuclei delle cellule più scuri, vedete qui, in linee generali adesso, così per farvi capire giusto due cosette, e il resto, più chiaro, il citoplasma. Quindi non ho voluto rovinarvi le immagini mettendo ogni volta nome, cognome, copyright e via dicendo, ma questo che sia sottointeso. Detto questo, conoscete appunto cosa studia l'istologia e passiamo appunto allo studio dei tessuti. Le generalità sono ovvie generalità che spiego anche nei miei corsi base come biologia generale. Quindi in questo corso vi insegnerò non soltanto la teoria, ma anche a riconoscere al microscopio, sotto il microscopio ottico, al microscopio ottico,
Le tipologie di tessuti che state vedendo, se è un tessuto epiteliale, che tipologia di tessuto epiteliale è, piuttosto che se è un tessuto connettivo e che tipo di tessuto connettivo è, piuttosto che se è un tessuto muscolare e che tipo di tessuto muscolare è. Abbiamo tessuto muscolare striato, tessuto muscolare liscio, le particolarità del tessuto muscolare cardiaco, del miocardio e via dicendo, e quindi abbiamo tante eccezioni che non sto qui naturalmente a elencarvele tutte, il tessuto nervoso e via dicendo. Vedremo le tipologie cellulari, parleremo di tantissimo da un punto di vista teorico e di tantissimo anche da un punto di vista pratico, perché molti di voi all'esame dovranno saper riconoscere i tessuti al microscopio. Quindi non è soltanto mettere una semplice immaginetta per darvi l'idea di ciò che è di come è fatto un tessuto epiteliale piuttosto che un connettivo, ma dovete riconoscere tutti i tessuti dal primo all'ultimo, almeno per quello che sono di massimo i programmi ministeriali e quello ciò che è richiesto all'università. Se poi non avete non c'è bisogno che voi in un corso di istologia, se voi dovete fare soltanto un corso di istologia di base, allora saltate quelle parti lì in cui faccio un attimino un laboratorio in cui vi insegno tutti quei trucchetti e tutto ciò che dovete sapere per saper riconoscere un tessuto dall'altro con tutte le differenze, e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, cominciamo. Allora, i tessuti che approfondiremo e di cui vedremo la struttura, la funzione, dove si trovano, dove non si trovano e via dicendo, particolarità e chi più ne ha più ne metta, e il riconoscimento a microscopio, sono i tessuti epiteliali, i connettivi, le varie tipologie di tessuto muscolare e il tessuto nervoso. Voi sia nel mio sito che in ogni lezione, io in ogni lezione metto tutto, faccio un elenco di ciò che tratto nei minimi dettagli in ogni lezione, e nel mio sito, nella sezione di istologia, se andate nel link apposito nella sezione di istologia, allora avete l'elenco dettagliato dove appunto nel dettaglio descrivo ciò che è ciò di cui tratto, ciò di cui parlo in ogni lezione. Faccio un elenco dettagliatissimo per ogni lezione, cerco di farlo il più dettagliato possibile, quindi ciò che tratto lo trovate, se non sapete magari dove è approfondito l'uno o l'altro argomento, basta andare a guardare il mio sito nella sezione di istologia, dove è riportato nel dettaglio tutto ciò che è tratto in ogni singola lezione. Oggi naturalmente iniziamo con i tessuti epiteliali, iniziamo a vedere le generalità, come sono costituiti, le funzionalità e via dicendo, chi più ne ha più ne metta. Poi naturalmente per ognuno dei tessuti vedremo appunto la parte di laboratorio, vi aiuterò a riconoscere i tessuti al microscopio e i trucchetti che vi servono per poterli riconoscere al microscopio. Questo per chi per coloro di voi soprattutto che devono appunto riconoscere, devono saper riconoscere all'esame anche i vari tessuti al microscopio. Allora, qui vedete, vi ho fatto uno schema molto importante che dovete assolutamente scrivere nero su bianco su carta e tenerlo sul tavolino, almeno inizialmente, fino a che non imparate appunto la classificazione degli epiteli. Però ovviamente prima di approfondire un epitelio alla volta, uno per uno, e farvi anche fare il riconoscimento al microscopio, naturalmente inizieremo a dire prima le caratteristiche di quello che è il tessuto generale, quindi di quello che è il tessuto epiteliale, quindi le caratteristiche generali, anatomiche e fisiologiche del tessuto epiteliale,
In ogni caso, questo schema è di enorme importanza perché questi sono epiteli che vedremo tutti. Quindi gli epiteli possiamo suddividerli in epiteli di rivestimento, il nome dice tutto, in pratica rivestono le cavità del corpo, rivestono il lume delle arterie, delle vene, dei vasi linfatici e via dicendo, sono appunto epiteli di rivestimento. Poi li approfondiremo naturalmente meglio, per il momento vi ho detto che è uno schemino molto generico, e epiteli ghiandolari. Formano le ghiandole, hanno struttura epiteliale, possono formare ghiandole esocrine oppure endocrine. Ecco la differenza, poi la vedremo molto bene perché appunto dipende da come essi hanno origine. E quindi, per esempio, un esempio giusto per farvi capire di ghiandole esocrine è rappresentato dalle ghiandole salivari. O ancora un esempio di ghiandole endocrine sono le ghiandole del sistema endocrino. Un esempio tra le tante ghiandole endocrine che poi vedremo anche nel corso di anatomia microscopica, perché essenzialmente li dobbiamo considerare come organi, e vi è il pancreas per dirvene una tra tante. Ecco, questa è una ghiandola che ha sia una componente endocrina, appunto le isole di Langerhans che producono gli ormoni insulina e glucagone, sia una componente esocrina, quindi una parte, tutta una parte che produce e libera secerne ed è rappresentata dal succo pancreatico con tutti gli enzimi pancreatici deputati alla digestione. Comunque, per il momento vi ho già detto che non voglio approfondire molto, poi vedremo. Inizieremo a dire le generalità inerenti agli epiteli, poi riprenderemo questo schema e approfondiremo gli epiteli di rivestimento che possono essere suddivisi in semplici e composti. Poi vedremo bene, vediamo, tra gli epiteli di rivestimento dovete conoscere molto bene, dovete sapere identificare il pavimentoso semplice, il cubico o isoprismatico semplice, l'epitelio cilindrico, detto anche battiprismatico semplice, e l'epitelio pseudostratificato. Per quanto riguarda gli epiteli composti, poi vi dirò che cosa, come distinguerli, perché si chiamano composti, dovete saper distinguere l'epitelio composto pavimentoso pluristratificato cheratinizzato, state bene attenti che questa qui è l'epidermide, il pavimentoso pluristratificato non cheratinizzato. Per quanto riguarda l'epitelio cubico pluristratificato, come anche per quanto riguarda l'epitelio cilindrico pluristratificato, non sono molto rappresentati nel nostro organismo, di conseguenza credo proprio che all'esame ci sia veramente una bassa probabilità che vi capiti, ma non è detto che non vi capiti. E di grande importanza poi l'epitelio di transizione o polimorfo che riveste tra l'altro le vie urinarie, è di enorme importanza e poi vedremo le particolarità. Comunque questo schema tenetelo dinanzi perché è di enorme importanza, ha una grande importanza, affinché voi non vi confondiate. Poi aggiungeremo diverse altre cose. Per il momento parliamo delle caratteristiche generali del tessuto epiteliale e poi inizieremo ad approfondire gli epiteli di rivestimento e in particolare gli epiteli semplici, quindi questi qui. Vedremo di tanto in tanto questo schemino che ci farà appunto da guida. Ve l'ho fatto appunto affinché voi non vi disperdiate. Una delle principali caratteristiche di tutti gli epiteli è quella di essere rappresentati da cellule strettamente vicine, ravvicinate tra loro. Quindi la cui matrice extracellulare è molto ma molto scarsa rispetto che per esempio quella che vedete, rispetto per esempio a quella che vedete
tra le cellule del tessuto connettivo. Questa caratteristica è molto importante e poi vedremo perché. Quindi, matrice cellulare molto scarsa, cellule molto ravvicinate tra di loro. Qui abbiamo un'immagine istologica che vi ho fatto in sezione dell'epidermide. Questa è la parte qui dell'epidermide, questa è la pelle, eh? Quindi abbiamo tutti questi puntini qui che vedete, sono i nuclei delle cellule dell'epitelio che riveste la nostra pelle. L'epitelio, tra le varie funzioni, ha anche quella di rivestimento e protezione. Riveste anche naturalmente la nostra pelle ed è l'epidermide, poi lo approfondiremo nei minimi dettagli. Al di sotto dell'epidermide però, ecco, mentre l'epidermide è costituito da un epitelio di rivestimento, poi vedremo che è rappresentato in particolare da un epitelio pavimentoso pluristratificato cheratinizzato, perché all'esterno è presente uno strato di cellule morte, essenzialmente di struttura cellule morte che poi vanno a formare, che poi essenzialmente altro non sono che cheratina, quindi viene tutta quella che è la morfologia della cellula, del nucleo e quant'altro viene persa, poi comunque vedremo qual è il processo di esfoliazione e via dicendo, rispetto che magari ciò che poi vedremo ad alto ingrandimento delle cellule che formano lo strato basale, dove invece l'integrità cellulare è mantenuta e sono cellule staminali. Allora, qui però a me interessa farvi comprendere proprio questo particolare. Mentre nei tessuti epiteliali le cellule sono molto ravvicinate tra loro e la componente extracellulare è veramente pochissima, la matrice extracellulare è scarsissima negli epiteli. Nei tessuti connettivi invece è molto abbondante e lo possiamo vedere bene. Guardiamo l'epidermide, guardiamo qui la pelle. Se andate a guardare, ecco, il nostro epitelio pluristratificato è formato da più strati, poi lo approfondiremo. Vedete comunque, per adesso a me non interessa che voi comprendiate altri dettagli, il dettaglio che voglio voi focalizzate è il seguente: guardate quanto sono ravvicinate tra loro le cellule. Mi raccomando, i tessuti animali sono differenti da quelli vegetali, non hanno una parete cellulare, quindi non possiamo distinguerne i confini in modo così preciso e netto come quando andiamo a guardare una pianta in sezione. Quindi dobbiamo basarci essenzialmente, di massima, dobbiamo basarci sull'organizzazione dei nuclei e con le dovute colorazioni. Qui abbiamo la colorazione classica in ematossilina e eosina, i nuclei li vediamo più colorati, del citoplasma. Vedete che le cellule, quindi di conseguenza capite da qua, guardate la densità di nuclei molto maggiore rispetto a quella che vedete nel sottostante tessuto, che è un tessuto connettivo, dove la densità di nuclei è nettamente inferiore. Guardate i nuclei, questo nucleo, le parti più colorate sono nuclei. Nel sottostante connettivo, come negli altri connettivi, i nuclei delle cellule sono così separati di massima, essenzialmente perché? Perché le cellule sono molto più distanziate l'una dall'altra, la matrice extracellulare è molto più abbondante. Questa è una caratteristica molto importante che non vedete negli epiteli. Se guardate infatti, per esempio, uno tra i tanti, l'epitelio che riveste la pelle,
quindi l'epidermide, vedete che i nuclei sono molto più ravvicinati. E questo perché le cellule sono molto più ravvicinate e la matrice extracellulare è molto meno abbondante. Quindi questa è una differenza di enorme importanza tra epiteli e tessuti connettivi che dovete tenere a mente. Mi raccomando, perché è veramente talmente grande questa differenza che se voi all'esame la dimenticate, potete sapere un intero trattato di istologia, ma all'esame venite bocciati. Quindi mi raccomando, gli epiteli sono formati da cellule strettamente ravvicinate tra loro, con una scarsissima matrice extracellulare tra l'una e l'altra cellula, a differenza di altri tessuti come i tessuti connettivi, che hanno una abbondantissima matrice cellulare. Quindi anche dai nuclei vedete che sono più dispersi. Poi d'immagine, ovviamente questa immagine la riprenderemo e la riprenderemo anche ad alto ingrandimento, perché l'epitelio pavimentoso pluristratificato cheratinizzato che rappresenta appunto l'epitelio che riveste la pelle lo dobbiamo approfondire bene, ma ne vedremo un sacco, una scorta di altre immagini, perché dovete riconoscere tutti gli altri epiteli ovviamente. Questo è un esempio importante che vi aiuta a memorizzare questo concetto, che mi preme far sì che voi memorizziate questo concetto, perché è veramente di estrema importanza per differenziare un epitelio. È una, se non la principale caratteristica per differenziare un epitelio da un tessuto connettivo. Allora, come titolo vi ho messo epiteli di rivestimento, perché come vi avevo già detto iniziamo ad approfondire questi epiteli qui. Vi avevo detto come erano in linee generali classificate. Allora, ricordate comunque che caratteristica comune degli epiteli è quella di avere cellule molto ravvicinate tra loro e con una scarsissima matrice extracellulare, quindi tra una cellula e l'altra. E per quanto riguarda gli epiteli che poi vedremo in seguito, li vedremo meglio nel corso di anatomia microscopica soprattutto, che formano le ghiandole esocrine ed endocrine, allora questi hanno la funzione di produrre, sintetizzare quindi, e secernere, come vi dicevo prima, di massima ormoni, se sono ghiandole se sono ghiandole endocrine, oppure enzimi, se sono ghiandole esocrine. Poi comunque approfondiremo meglio. Per il momento, appunto, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione adesso agli epiteli di rivestimento. Sono tutti questi qui, questi che vi ho, ecco, un po' segnato in rosso, un po' cerchiato, quasi cerchiato in rosso. Gli epiteli di rivestimento possiamo suddividerli in epiteli semplici, detti anche monostratificati, oppure composti, detti anche pluristratificati. Si chiamano semplici o monostratificati quando le cellule sono disposte, ecco qui guardate questa immagine estremamente didattica per il momento, quando le cellule sono disposte in un'unica fila a formare un unico cordone. Guardate qui, vedete, abbiamo un'unica fila di cellule, anche in questo caso un'unica fila di cellule, possono essere più o meno piatti, poi vedremo, ma in ogni caso
Gli epiteli semplici, detti anche monostratificati, sono formati da un'unica fila, da un unico strato di cellule. A differenza degli epiteli pluristratificati, sono composti, sono formati da più strati di cellule. Guardate la differenza. Almeno per il momento, per quanto riguarda un modellino semplice didattico, tanto poi li dovete riconoscere tutti al microscopio, quindi ve ne metto di immagini a valanghe. Allora, qui comprendete subito che si tratta di epiteli semplici monostratificati. Invece, in questo caso, come ancora in questo caso, come ancora in questo caso, o ancora in quest'altro caso qui, poi vedremo meglio nello specifico, vi isolerò le varie parti per farvi capire di che epiteli si tratta. In ogni caso, vedete che questi sono epiteli pluristratificati, non sono disposti in uniche lamine, non abbiamo un'unica lamina, un unico cordone di cellule, come è qui, come è qui, come è qui, o anche qui. Per il momento basatevi sulle generalità, ma abbiamo più strati di cellule sovrapposte uno sopra l'altro. Vedete? Più strati di cellule sovrapposte. Quindi, epiteli di rivestimento suddivisi in semplici o monostratificati, o composti o pluristratificati. In base alle dimensioni delle cellule, dimensioni intese come lunghezza, larghezza, altezza naturalmente, quindi in base alle dimensioni, possiamo suddividere gli epiteli in tre tipologie. Possiamo avere epiteli pavimentosi, quando pavimentosi rievoca un pavimento, ossia che cosa significa? Non è predominante l'altezza, è predominante la lunghezza piuttosto che la larghezza, ma in altezza peccano. E guardate proprio questa immagine qua, vi dà l'idea di un classico epitelio pavimentoso. In questo caso abbiamo un epitelio pavimentoso monostratificato, perché le cellule formano appunto un unico strato e sono pavimentose. Vedete, a pavimento l'altezza è molto bassa, poco rilevante. Le cellule che formano un epitelio di tipo cubico sono invece, ecco appunto, cubiche, quindi le tre dimensioni sono più o meno uguali tra loro. Guardate per esempio questa altra immagine molto schematica, in cui vedete un epitelio questa volta non pavimentoso, non è come la prima immagine, ma guardate qui, abbiamo appunto una struttura geometrica cubica, più o meno in lunghezza, in larghezza e in altezza hanno le stesse dimensioni. In particolare questo è un epitelio cubico monostratificato, quindi un epitelio cubico semplice, perché le cellule sono disposte in un unico strato, quindi monostratificato, cubico, perché le dimensioni, lunghezza, larghezza, altezza, sono simili. Quindi abbiamo capito un attimino le cellule che vanno a formare gli epiteli pavimentosi, abbiamo capito le cellule che formano gli epiteli cubici, e invece gli epiteli cilindrici, detti anche bati prismatici, sono epiteli le cui cellule, ecco, in cui nelle cellule predomina come dimensione l'altezza. Guardiamo questa immagine qua per renderci conto. Guardate qui, sono cellule cilindriche, sono alte, vedete come dimensione l'altezza predomina rispetto alle altre, quindi è semplice distinguerle.
Vi farò vedere naturalmente il tutto nel loro aspetto reale, per come siamo fatti veramente. Ovviamente a breve vi farò vedere le immagini al microscopio che vi ho preparato apposta. Quindi guardate bene, cercate di distinguere. Per il momento, da un punto di vista cellulare, cellule piatte, cellule cubiche, cellule cilindriche, quindi dove l'altezza predomina. Quindi per il momento in linee generali, molto generali, sono due le cose che dobbiamo domandarci nella nostra mente. Punto numero che forma hanno le cellule? Sono cellule piatte, cubiche o cilindriche? E due, queste cellule sono disposte in un unico strato o a formare più strati? Poi dovremmo valutare altre cose, perché negli epiteli pluristratificati non tutte le cellule hanno le stesse dimensioni, poi vedremo, però per il momento piano piano, perché inizieremo a occuparci degli epiteli semplici monostratificati. Allora, quindi, in base alla morfologia delle cellule, ricordate sempre che si tratta di epiteli, quindi le cellule sono strettamente ravvicinate tra loro, come vedete, in ogni caso. In base alla morfologia delle cellule, in base al fatto che esse siano semplici, quindi monostratificate, come in questo caso, in questo caso, in questo caso, anche in questo caso, come poi vedremo, oppure composte, quindi pluristratificate, come in questi casi qui, come poi vedremo, allora possiamo dare il nome ben preciso agli epiteli, a questi epiteli di rivestimento. Riprendiamo lo schema di prima. Ricordatevi che tra gli epiteli stiamo approfondendo gli epiteli di rivestimento. Come abbiamo detto, possono essere semplici oppure composti. Per quanto riguarda gli epiteli semplici, di conseguenza, in base a tutto ciò che abbiamo detto, possiamo distinguere l'epitelio pavimentoso semplice, metto una semplice X per stare a indicare semplicemente che stiamo parlando per il momento di quello, poi lo riprenderemo naturalmente. Pavimentoso perché? Perché le cellule sono, come vi ho già detto, pavimentose. Semplice perché sono disposte in un unico strato. Quindi epitelio pavimentoso semplice. In un'immagine didattica, altro non è che questo. Guardate qui, nucleo schiacciato, guardate qui, le caratteristiche, ricordatelo, scrivetele queste caratteristiche perché poi vi serviranno per identificarlo nella realtà. Il nucleo si presenta schiacciato, sono appiattite e in un unico strato, epitelio pavimentoso semplice. Quindi questo qui è il nostro epitelio pavimentoso semplice, per il momento visto in modo molto didattico. Poi, andando a guardare i nostri epiteli, chiamiamo naturalmente epitelio cubico o isoprismatico è la stessa cosa, semplice, quell'epitelio che è formato da un unico strato di cellule cubiche, quindi cubico semplice oppure isoprismatico semplice. Nella nostra immagine didattica è questo. Guardate anche la differenza con l'epitelio semplice, con l'epitelio pavimentoso. Questo qui è l'epitelio cubico semplice, un unico strato di cellule cubiche, vedete, aventi appunto quindi più o meno le stesse dimensioni. Quindi per questo si chiama semplice e cubico perché ha le cellule cubiche. Epitelio cubico semplice.
Un altro epitelio è l'epitelio cilindrico o batiprismatico semplice, mi raccomando, sempre, forma delle cellule semplice o composto, dovete chiedervi quello. Quindi la forma delle cellule è predominante in altezza, quindi è cilindrico o batiprismatico. Semplice perché queste cellule cilindriche sono disposte in un unico strato. Quindi questo tipo di epitelio, che poi naturalmente li approfondiremo tutte uno per uno, questo tipo di epitelio si chiama cilindrico o batiprismatico semplice. Andiamolo a guardare in figura, l'avevamo anche visto prima. Epitelio cilindrico semplice, vedete, cilindrico, cellule in altezza molto sviluppate, molto più sviluppate rispetto alle altre dimensioni, semplice perché formato da un unico strato. Abbiamo poi un particolare tipo di epitelio che prende il nome di epitelio pseudostratificato, quindi è un po' una finta, sembra che sia stratificato, ma in realtà non è stratificato, è formato da un solo strato di cellule e ve lo faccio vedere subito, poi però dovete capire come distinguerlo ovviamente. Altro non è che questo qui. Dai nuclei e dalla disposizione dei nuclei può sembrare che sia formato, ecco, nell'immagine didattica naturalmente ovviamente non avete alcun dubbio, però quando lo vedrete nella realtà allora i dubbi vi vengono fuori, soprattutto se poi lo andate a paragonare con altri epiteli. Però ecco, può sembrare, data la disposizione delle cellule dei nuclei, può sembrare che sia formato da più strati. In realtà questo tipo di epitelio, lo pseudostratificato, pseudo, attenzione, stratificato, quindi finto stratificato, in realtà è monostratificato, è un monostratificato. Poi approfondiremo dei particolari che vi faranno capire questo. Non voglio dilungarmi molto per il momento. Poi, senza perderci troppo tempo, perché avete capito la logica per quanto riguarda la nomenclatura, il nome da dare a queste tipologie di epiteli, come sono quelli semplici, saranno quelli composti. Abbiamo l'epitelio pavimentoso pluristratificato cheratinizzato, oppure non cheratinizzato, dipende dal fatto che venga o meno prodotta cheratina, che è una proteina, poi approfondiremo bene. Quindi è formato da più strati, ma dal momento in cui sono più strati aventi forma diversa, andiamo a prendere per esempio l'immagine schematica dell'epitelio pavimentoso pluristratificato. Ecco qui, questa è un'immagine schematica di un epitelio pavimentoso pluristratificato, ma se andate a guardare l'epitelio pavimentoso pluristratificato, qui abbiamo cellule più grandi alla base, che via via tendono a diventare più appiattite, quindi abbiamo più strati innanzitutto, quindi non è più semplice, ma è composto, ossia formato da più cordoni di cellule, da più strati di cellule. E si va nell'epitelio pavimentoso pluristratificato, si vanno appiattendo dal basso verso l'alto. E quindi che nome diamo? Dal momento in cui sono presenti cellule di diverse dimensioni. Il nome, quando, state bene attenti, quando si tratta di un epitelio composto, ossia pluristratificato, il nome viene dato in base alle dimensioni, quindi alle dimensioni che assumono le cellule dell'ultimo strato. Io devo andare a guardare le cellule dell'ultimo strato. Siccome in questa immagine didattica, come poi vedremo anche nella realtà, le cellule dell'ultimo strato non sono cellule cubiche, non sono cellule cilindriche, sono cellule appiattite. Allora io me ne frego di come siano, di quale sia la morfologia degli altri strati delle cellule. Cioè mi interessa per tante altre ragioni, ma non per il nome. Andando a guardare l'ultimo strato,
Vedo che sono cellule appiattite, allora chiamerò questo epitelio epitelio pavimentoso, perché l'ultimo strato è formato da cellule pavimentoso, pluristratificato, perché in ogni caso nel complesso è formato da più strati di cellule. Ma il nome pavimentoso non deriva dal fatto che tutte le cellule siano pavimentose, deriva dal fatto che l'ultimo strato di cellule è pavimentoso. Mi raccomando, guardate sempre l'ultimo strato di cellule per dare il nome all'epitelio quando si tratta di un epitelio composto. Come vi ho già detto, la differenza tra cheratinizzato e non cheratinizzato ve la farò capire quando approfondiremo l'epitelio singolarmente, proprio in modo specifico. Per lo stesso motivo, l'epitelio cubico pluristratificato, dobbiamo andare a guardare, ecco, l'ultimo strato di cellule. Per esempio questo, ecco, indipendentemente dalla forma delle altre cellule, l'epitelio cubico pluristratificato, guardiamo l'ultimo strato di cellule, è formato da cellule cubiche? Sì, quindi è un epitelio cubico. È pluristratificato? Sì, quindi non è semplice, è un epitelio composto. Quindi è un epitelio cubico pluristratificato. Vedete che le cellule dell'ultimo strato, anche se le cellule dell'altro strato sono cubiche, ma non è detto che siano sempre totalmente cubiche, in ogni caso le cellule dell'ultimo strato sono cubiche, quindi di conseguenza questo è l'epitelio cubico pluristratificato. Abbiamo poi l'epitelio cilindrico pluristratificato, anch'esso un epitelio composto, non semplice, composto, perché appunto è pluristratificato, formato da più cellule. Però perché è cilindrico? Vado a guardare le cellule del primo strato più superficiale e sicuramente sono cilindriche, perché se no allora non sarebbe chiamato epitelio cilindrico. Ecco, vedete qui, abbiamo un'immagine estremamente didattica. È formato da più strati di cellule, quindi è un epitelio composto, lo chiamiamo epitelio cilindrico pluristratificato, pluristratificato perché gli strati di cellule sono uno sopra l'altro, sono di più, però cilindrico perché il primo strato, il più superficiale, per primo strato intendo il più superficiale, quindi quello più esterno, quello più esterno per ogni epitelio, mi raccomando. Il primo strato vediamo che è formato tutto da cellule cilindriche, quindi dove l'altezza predomina. Quindi avete capito bene come dare il nome agli epiteli. Quindi epitelio semplice monostratificato, epitelio cubico monostratificato, epitelio pavimentoso semplice monostratificato, epitelio cubico semplice monostratificato, epitelio cilindrico semplice o monostratificato, epitelio pluristratificato pavimentoso, quindi composto, un epitelio composto, epitelio pluristratificato cubico, epitelio pluristratificato cilindrico. Poi gli ultimi strati, l'ultimo strato di queste di questi epiteli qui può avere o meno ciglia, come poi vedremo in seguito nel dettaglio, quando andremo ad approfondire nel dettaglio varie tipologie di ciglia differenti, quando andremo ad approfondire nel dettaglio i vari epiteli e vedremo anche perché. Ci manca un altro epitelio molto importante. Per il momento, come vi ho già detto, stiamo dicendo le generalità, perché poi vedremo il tutto alla perfezione. Ed è questo epitelio qui, è l'epitelio di transizione o polimorfo, molto rappresentato, riveste in pratica le vie urinarie. L'epitelio di transizione o polimorfo si chiama così perché cambia forma. Immaginate la vescica può essere distesa o meno distesa in base alla quantità di urina che è presente, quindi di conseguenza l'epitelio deve adattarsi a ciò. Quindi quando la vescica per esempio è piena di urina, naturalmente le pareti si devono distendere, distendendosi le pareti va a finire
questo comporta un cambiamento della morfologia dell'epitelio che riveste all'interno della vescica. Quindi da più strati si passa a meno strati. E quando è distesa ricca di urina, è un esempio tra i tanti, eh? Quindi di conseguenza non soltanto gli strati si riducono, perché appunto si distendono, ma distendendosi le cellule appunto sono più distese, anch'esse sono più distese. Quando invece è rilassata, quando la nostra vescica non è piena di urina, non è totalmente distesa, non vi è pressione tra l'urina e le pareti, e le pareti della vescica, così come anche magari in genere le vie urinarie. Ma quindi quando non è distesa, quando è rilassata. Allora, l'epitelio che riveste all'interno la vescica torna ad essere in posizione, ad avere una conformazione rilassata perché non è più sotto l'effetto della pressione, in questo caso qui dell'urina. Quindi di conseguenza le cellule si sovrappongono una sopra l'altra, quindi il numero di strati aumenta. Qui è molto didattico e bidimensionale il disegno, però poi ve lo farò vedere nella realtà e vi farò vedere anche come capirlo. E guardate un po' come le cellule da distese diventano cupuliformi. Questa è una caratteristica molto importante quando andremo ad approfondire l'epitelio di transizione delle vie urinarie, l'epitelio di transizione o polimorfo, diciamo delle vie urinarie perché? Perché è estremamente rappresentato essenzialmente nelle vie urinarie, appunto per i motivi che vi ho spiegato facendovi l'esempio della vescica. Ecco, una delle caratteristiche che vi aiuterà tantissimo a distinguere questo epitelio è proprio andare a guardare queste cellule cupoliformi, avente forma cupoliforme. Comunque, in ogni caso, poi lo approfondiremo a parte. Per il momento sono generalità. Voglio farvi vedere qualche immagine reale, dopo aver visto un po' la nomenclatura degli epiteli, voglio farvi vedere qualche immagine reale, dopo aver capito un po' come sono costituiti, come sono fatti questi epiteli. Continueremo a parlare delle generalità degli epiteli e poi le generalità che caratterizzano un po' tutti gli epiteli, oltre al fatto che hanno cellule ravvicinate, molto ravvicinate tra di loro e scarsissima matrice extracellulare, ma sono presenti altre caratteristiche comuni a tutti gli epiteli che dovete conoscere. Però voglio, quindi mi raccomando, mentre che vi faccio vedere tutti questi schemi, mentre disegnini e via dicendo, prendete appunti, prendete appunti, prendete appunti, se no dimenticate, se non prendete appunti è inutile che studiate. Prendete appunti e studiate. Allora, volevo farvi prima vedere qualche immagine, un po' per non essere troppo monotoni con gli schemi didattici, quindi andiamo a guardare un attimino qualche immagine reale, un po' almeno in linee generali. Prendiamo qualche per il momento, perché poi li vedremo tutti uno per uno. Per il momento vediamo qualche un po' diciamo uno due epiteli semplici, quindi monostratificati, e uno due epiteli pluristratificati, giusto per avere un'idea di come nella realtà si presentano sotto il microscopio. Questo è un epitelio che poi vedremo meglio, riveste gli alveoli polmonari e media gli scambi gassosi ossigeno-anidride carbonica. Questa è una delle funzioni degli epiteli di rivestimento. Quindi rivestono gli alveoli polmonari. Mi raccomando, un po' di anatomia di base, eh? Ovviamente dovete sapere cos'è un alveolo polmonare. Secondo voi che tipo di epitelio è? Guardate i nuclei. Guardiamo per esempio questo nucleo qui. Questo nucleo qui è un nucleo schiacciato,
Abbiamo un unico cordone di cellule, non sono presenti più strati di cellule, quindi sicuramente un epitelio semplice e tantissime cellule che rivestono gli alveoli polmonari sono appunto cellule, sono rappresentate nel loro complesso, formano nel loro complesso un epitelio semplice monostratificato. Epitelio pavimentoso semplice monostratificato. Questo qui che epitelio è? Allora, guardate le cellule. Abbiamo più strati o uno strato? Ovviamente abbiamo più strati di cellule, eh? Li potete contare uno per uno gli strati di cellule. Abbiamo più strati di cellule, quindi è un epitelio pluristratificato. È un epitelio stratificato e in particolare, questo ve lo dico io, non è cheratinizzato, infatti non si vede cheratina, poi vi farò capire quando si vede cheratina, questo lo vedremo quando tratteremo l'epidermide. È un epitelio questo stratificato. È un epitelio stratificato pavimentoso. Perché pavimentoso? Perché se voi andate a guardare le cellule più in basso, le cellule basali, e queste hanno un nucleo ovale, quindi non sono pavimentose. Però mano a mano che andate verso l'alto e guardate le cellule del primo strato, vedete che sono piuttosto piatte, si appiattiscono, il nucleo non è più. Non è più un nucleo sferico, ma è un nucleo appunto piatto. E le cellule sono anch'esse naturalmente appiattite. Vi ho più o meno disegnato i contorni di una di queste cellule del primo strato, vedete che è appiattita rispetto agli altri e il nucleo è piatto, schiacciato. Quindi questo è un epitelio stratificato, non cheratinizzato, ma questo prendetelo per il momento come dato di fatto, poi lo capirete, tanto la differenza tra cheratinizzato e non cheratinizzato. Sta di fatto che questo è un epitelio pavimentoso stratificato, stratificato perché è formato da più cellule, pavimentoso perché l'ultimo strato è rappresentato da cellule appunto tutte schiacciate, pavimentose, come vedete. E andando a guardare l'immagine didattica, guardate qui, altro non è che nella nostra immagine didattica questo è un epitelio pavimentoso perché l'ultimo strato delle cellule è appiattito e il nucleo è schiacciato, pluristratificato. Quindi non è difficile beh, dipende dalle immagini che vi vengono date al microscopio, ovviamente. Ma le immagini che vi vengono date al microscopio all'esame sono immagini molto belle dove si distinguono veramente bene le parti, eh. Non è che vi danno immagini sfocate dove non si capisce niente. Ovviamente non siete lì nell'ambito della ricerca, non dovete sezionare nulla e via dicendo. Se state facendo un esame di istologia, ovviamente chiunque comprende che per voi che siete alle prime armi, ovviamente è necessario che abbiate a che fare anche all'esame, anche dopo aver studiato, perché ci vuole tanta esperienza con queste cose, è necessario anche dopo aver studiato che vi diano immagini belle, nitide e che si capisce, che facciano capire con quale epitelio, piuttosto che poi guardando anche gli altri tessuti quando li tratteremo, con quale epitelio o altro tessuto che sia, avete a che fare. E quindi dovete sapere distinguerlo bene. Quindi mi raccomando, questo corso seguitelo non bene ma benissimo, eh? Guardate ancora queste altre due immagini. Qui, giusto per dirvelo, questa è la tiroide
Sono i follicoli tiroidei, si vedono i follicoli tiroidei, però poco vi interessa perché non è un corso di anatomia microscopica dove dovete distinguere anche l'organo. A voi, qualunque cosa venga data, interessa distinguere i tessuti, quindi per il momento gli epiteli. Allora qui che cosa guardiamo? Cosa vediamo? Andiamo a prendere questa immagine. Guardate qui. Guardate qua bene. Abbiamo detto che nelle colorazioni ematossilina e eosina il citoplasma compare essere più chiaro rispetto che i nuclei, che sono più scuri. Quindi questo è un nucleo, questo è un altro nucleo, 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 nucleo. Vedete che i nuclei questa volta sono ovali. Mi raccomando, quando sono schiacciati, la cellula è pavimentosa. Quando i nuclei sono ovali, la cellula è scusate, no, non ovali, non ovali. Potrebbero tendere ad essere ovali, però sono più che ovali, è più corretto dire sferici. Naturalmente non sono sfere perfette, però sono sferici. Ovviamente perché lo vedete, un nucleo ovale, poi ve lo faccio vedere in confronto per farvi capire bene. Se guardate bene, questi sono nuclei sferici, nucleo sferico, sferico, sferico. Naturalmente dovete capire che questa è una sezione affettata, quindi naturalmente non lo vedete in 3D, ma dovete immaginare il tutto in tre dimensioni. Quindi in sezione, in ogni caso, si vede anche qui comunque la dimensione del nucleo che vedete essere sferica. E quindi mi chiedo, da quanti strati è formata, da quanti strati è formato questo epitelio? È formato da un solo strato, guardate che forma un solo cordone. È un solo cordone di cellule questo qui. Quindi, allora questo è un epitelio semplice, non è un epitelio pluristratificato, è un epitelio monostratificato. Ma di che tipo? Piatto? No. Cilindrico? No. Lo capirete subito quando è cilindrico, appena vi farò vedere un'immagine. È un epitelio cubico, semplice. Avete visto? Vi ho un po' marcato qualche cellulina, tre celluline. Vedete che hanno struttura cubica? Naturalmente le vedete in sezione, quindi ovviamente non è che vedete un cubo, però vedete che le dimensioni sono quelle. In lunghezza, per quello che potete vedere, 2 su 3 le vedete di dimensioni. In ogni caso, di lunghezza, larghezza e altezza sono più o meno uguali, anche se ne vedete 2 su 3 essendo una sezione. Anche al microscopio ottico la si vede bidimensionale, ne vedete 2 su 3, ma si capisce che è cubico, lo vedete? Guardate il nucleo per cercare di aver conferma che le cellule siano cubiche. Nelle cellule cubiche il nucleo è sferico, più o meno sferico, non andate a beccare la sfera perfetta, non stiamo parlando di un robot, stiamo parlando di un essere umano. Cioè, sentiamo, è di un sistema vivente, quindi di conseguenza rendetevi conto che è più o meno sferico e le dimensioni delle cellule cubiche sono più o meno cubiche. Ovviamente non avete lì il cubo perfetto, la sfera perfetta, il cilindro perfetto. Quindi cercate un attimino di avere elasticità mentale in questo. E anche per questo un po' di esperienza occorre. Quindi vedete, dimensioni più o meno simili. Nucleo che non è schiacciato come in precedenza ho fatto vedere, ma è rotondo. Questo vi fa capire che abbiamo cellule cubiche. Abbiamo un solo strato, come potete vedere, anche qui non sono due strati, è un solo strato, è che si sono sovrapposte, si sono sovrapposte un po'. Sono due cordoni ravvicinati, ma non sono due strati. Anche qui in questo caso. In ogni caso, questo è un epitelio
epitelio cubico, come potete vedere. Se vi dico che epitelio è questo, voi immediatamente mi dite è formato da un solo strato. Se vado a guardare i nuclei sono più o meno rotondi, è un epitelio cubico monostratificato, quindi cubico semplice, cubico monostratificato. Andando a vedere infatti la nostra immagine, andando a vedere la nostra immagine didattica, ecco qui, epitelio cubico monostratificato. Prima di terminare la lezione vi faccio vedere un epitelio cilindrico semplice, quindi epitelio cilindrico semplice monostratificato, quindi guardate qui, poi tantissimi altri dettagli ve li dirò ovviamente quando approfondiremo questi epiteli singolarmente. Indipendentemente da ciò che vedete, da quel che c'è, guardate i nuclei, guardate i nuclei a palizzata, a fila, guardate i nuclei che formano un unico strato, vedete? Questo vi fa capire che le cellule sono disposte in un unico strato, ok? Non andate a guardare questi qui. Vedete che il tessuto è diverso da questo? Quindi guardate questo, io vi chiedo che tipologia di epitelio è questo qui? Lasciate perdere tutto il resto. Che epitelio è questo? Allora capite, se fate un minimo di esperienza, che questo è un epitelio di tipo cilindrico semplice. Semplice perché è formato da un unico strato di cellule. Per poter vedere che è un unico strato di cellule, vedete che i nuclei sono uno dietro l'altro. Per capire che è un epitelio, lo vedete anche perché sono molto vicini i nuclei, sono molto vicini tra di loro, magari anche rispetto alla densità di nuclei presente in quest'altro tessuto sottostante. Guardate bene qua. Perché è cilindrico? Abbiamo detto che nella colorazione ematossilina e eosina, ma indipendentemente dalle colorazioni, perché non è tanto l'una o l'altra colorazione, non fatevi confondere dalle tipologie di colorazioni presenti. Il citoplasma, in ogni caso, nella colorazione ematossilina e eosina è più scuro, è più chiaro il citoplasma roseo, più chiaro invece è più scuro nei nuclei. Quindi questi sono i nuclei. Come fate a capire che si tratta di un epitelio cilindrico? Guardate i nuclei e vedete che sono ovali. Quindi, se i nuclei sono ovali, e guardando il resto della colorazione in rosa che ha preso un po', che è andata a colorare il citoplasma, vedete che i nuclei in un epitelio cilindrico si trovano di massima in basso, in quella che è la struttura cilindrica della cellula. Quindi da qua capite che questo è un epitelio cilindrico. Comunque questo per il momento, per dirvi linee generali, poi naturalmente vi dirò molte cose in più per cercare di capire bene che questo si tratta di un epitelio cilindrico monostratificato, quindi un epitelio cilindrico semplice. Guardate qui, ne riuscite a capire un po' l'andamento? Struttura cilindrica, nucleo in basso, a struttura ovale. Vabbè, io ve l'ho marcato un po', però più o meno rievoca una struttura ovale. Guardate. Guardate qui, a me non interessa per il momento che sappiate riconoscere tutti gli epiteli del mondo. Iniziate a scrivere
Questi trucchetti che comunque vi spiego perché sono di estrema importanza. Poi gli epiteli, come vi ho già detto, con la prossima lezione li approfondiremo uno alla volta. Vedremo vita, morte e miracoli da un punto di vista sia strutturale che funzionale, dove si trovano, dove non si trovano e via dicendo, come osservarli, come capire che sono quelli e più che altri. E chi più ne ha più ne metta, lo vedremo con la prossima lezione. Ovviamente questa è stata una prima lezione un po' di infarinatura e per evitare di farvi vedere soltanto disegni, vi faccio vedere anche qualche immagine reale. Quindi, andando a prendere questa immagine, lasciate perdere per il momento di quale organo si tratta e via dicendo, non dovete riconoscere l'organo. Non mi interessa che riconosciate l'organo, mi interessa che riconosciate gli epiteli. Guardate qui. Queste sono cellule cilindriche con, vedete, e anche quelli che vi ho marcato, nuclei più o meno ovali, posti più in basso che centralmente. Il resto è il citoplasma. E guarda caso, questa struttura qui è quella che è quale tra queste sarebbe secondo voi? Ovviamente è questa qua, è un epitelio cilindrico monostratificato, quindi dove predomina l'altezza, come abbiamo visto, il resto è citoplasma e il nucleo è ovale. Riguardiamo di nuovo, l'osservazione è estremamente importante. Questo è valido per le altre cellule, tutte queste cellule qui, tutte queste cellule qui e via dicendo. È un epitelio cilindrico monostratificato. Rispetto che invece, come vi ho già detto, questo epitelio che non è cilindrico ma è cubico monostratificato. Vi ho marcato qualche cellula e se siete dei buoni osservatori, non ci vuol molto a capire che è questa immagine didattica qui. Epitelio cubico monostratificato, un solo strato di cellule cubiche. Il nucleo nell'epitelio cubico è di massima sferico. Quindi di conseguenza lo vedete ovale in sezione, di conseguenza lo vedete circolare in sezione, ecco, avendo un attimino una struttura circolare. Lo vedete invece ovale in un epitelio cilindrico che è predominante in altezza e il nucleo invece non è un nucleo sferico, ma è ovale. Se andate a guardare, come vi dicevo prima, quest'altro epitelio qui, innanzitutto immediatamente capite che è un epitelio pluristratificato, come lo chiamate? Epitelio pluristratificato pavimentoso, pavimentoso pluristratificato, perché se guardate il primo strato è formato da cellule pavimentose, vedete che sono schiacciate e il nucleo non è sferico. Ma non è nemmeno ovale, è schiacciato. Tra la cellula è schiacciato. All'interno della cellula è schiacciato. All'interno della cellula è schiacciato. Così come qui, questo, quest'altro, quest'altro e quest'altro, 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 via dicendo. Guardate lo strato più superficiale dove avete le cellule più schiacciate. Quindi di conseguenza questo è un epitelio pluristratificato pavimentoso, cellule schiacciate, nucleo schiacciato dentro le cellule. E vedete proprio che corrisponde a questo, come vi dicevo, epitelio pluristratificato, quindi composto, non semplice, composto, pluristratificato pavimentoso. L'ultimo strato è formato da cellule schiacciate che non sono sferiche, non sono nemmeno ovali, ma sono schiacciate,
e le cellule sono anch'esse schiacciate. Va bene così, questo per farvi vedere un attimino qualcosina di reale, mi raccomando, ancora. Questa è una breve infarinatura, con la prossima lezione continuiamo, naturalmente dobbiamo continuare innanzitutto a vedere le caratteristiche generali di tutti gli epiteli, e poi approfondire epitelio dopo epitelio singolarmente, e approfondendoli singolarmente vedremo diverse immagini in modo tale che facciate pratica con il riconoscimento al microscopio, perché tanti di voi all'esame hanno il riconoscimento al microscopio degli epiteli come degli altri tessuti, come vedremo nell'arco di questo corso di istologia. Va bene così per il momento, va bene così, vi auguro buono studio, alla prossima.